Eccoci qua, buonasera a tutti e a tutte, io sono Luca Nardi e questa è la seconda puntata di Space Views, la serie di interviste e chiacchierate che ci facciamo con una serie di studiosi, insomma, di vari argomenti di scienze astronomiche e astrofisiche qui sul mio canale YouTube e in contemporanea anche sulla pagina Facebook di Cronache dal Silenzio. Prima di iniziare vi invito, come al solito, se vi interessano ovviamente questi argomenti, ma probabilmente non stareste qua altrimenti, a iscrivervi appunto al canale e attivare la campanellina per ricevere i prossimi aggiornamenti e i prossimi appuntamenti live e non live, insomma, che pubblicherò. E in contemporanea anche a seguire Cronache al Silenzio sui vari canali social e sul blog. E detto questo, possiamo entrare nel vivo della serata. Faccio entrare l'ospite di oggi che è Norma Baratta, Norma Camilla Baratta, eccola, Buonasera. Norma è una dottoranda in archeoastronomia al Politecnico di Milano. E Norma, ti chiedo di presentarti, perché ovviamente sicuramente puoi farlo meglio di quanto ti possa presentare io, insomma. È stata una bella presentazione, però devo dire. Beh, sì, mi chiamo Norma Camilla Baratta, sono una dottoranda al Politecnico, diciamo il corso di dottorato è quello di conservazione dei beni architettonici. Però la mia domanda di ricerca un po' segue questi che sono i temi legati alla disciplina dell'archeoastronomia. Perché Buonasera cosa Andrea, ho studi? visto i commenti. Io ho studiato architettura, quindi mi sono laureata in architettura, però ho seguito il corso di archeoastronomia che c'è al Politecnico, che è stato tra l'altro il primo dei corsi, no, che è stato inserito di archeoastronomia inserito in una facoltà. Italiana, forse europea. E quindi, insomma, poi ho iniziato a collaborare, ecco, con il professor Magli, con cui adesso lavoro anche con la tesi di dottorato, e adesso sono finita qui, ecco, a parlare con voi questa serata. Penso che potrà essere davvero una bella serata, dai. E l'argomento della tesi qual è? L'argomento della tesi, attenzione, è la pianificazione urbana cinese, quindi ci spostiamo da tutt'altra parte del mondo e parliamo di tutt'altro, perché effettivamente è uno studio un po' particolare, perché tira in ballo sia l'astronomia, quindi le relazioni con alcuni eventi, fenomeni celesti, che una scienza, pseudoscienza in realtà, molto più legata alla Terra che quella del Feng Shui, e quindi questa energia, insomma, che scorre sulla superficie terrestre, che poteva essere letta, come dire, o da strumenti come le prime bussole, che non indicavano ovviamente il nord magnetico, indicavano questo flusso, no? Che magicamente, ecco, orientava questo elemento, la bussola. E quindi sì, è un po' questo, dall'altra parte del mondo. Beh, molto affascinante, dai. Ma sì, diciamo. Magari in un'altra serata parliamo anche di quello. E oggi però è diciamo, un giorno un po' particolare, insomma, perché stamattina alle 5:31, se non sbaglio, poi ovviamente dipende dal fuso orario, è stato il solstizio d'estate, il giorno appunto più lungo dell'anno, nel senso quello in cui c'è un maggior numero di ore di luce. Il solstizio, insomma, è un giorno, insomma, che è molto caro, penso, come tema all'archeastronomia, perché è un giorno, insomma, di cui si parla spesso, ecco, per quanto riguarda culture antiche, monumenti, eccetera, e in particolare Stonehenge, di cui parleremo più tardi, insieme ad altre cose, insomma, ci dirai tu, insomma. Ti chiederei, insomma, di fare una breve, insomma, introduzione su che cos'è il solstizio, insomma, e perché è particolarmente interessante per l'archeastronomia. Anzi, prima ancora, in realtà, ti volevo chiedere che cos'è l'archeastronomia, perché chi ci ascolta Giusto. non è scontato che lo sappia, insomma, perché non è un tema di cui si parla tutti i giorni, ecco. Giusto, giusto. Allora, assolutamente oggi il giorno più lungo dell'anno per noi studenti è un dramma, perché inizia l'estate e in realtà si accorciano i giorni, ma insomma, è un giorno sicuramente importante dal punto di vista culturale in generale. Perché? Anzitutto partiamo, insomma, c'è un passo indietro. L'archeoastronomia, che cos'è? Questa disciplina un po' che cerca di combinare aspetti che richiamano il tema, la materia astronomica,
aspetti che invece sono strettamente correlati al costruito, no? Al materico, all'archeologico. E quindi cerca un po' di combinare, sostanzialmente va a ricercare quella che può essere, se esiste ovviamente, una relazione, un dialogo fra il costruito e l'evento celeste. Storicamente c'è sempre stato un po' questo sguardo verso il celeste, no? Questo cercare di dialogare con il celeste che non è inteso solo come quel qualcosa, insomma, che sta sopra le nostre teste, ma è un celeste divino anche, no? Quindi un qualcosa che ovviamente l'uomo non può controllare, ma con cui cerca di dialogare. E concretamente i motivi, no, che spingono a dialogare con i fenomeni, con quello che ci accade sulla testa, sono culturali e religiosi o strettamente correlati al modo di vivere, quindi anche solo nella ciclicità, no, dei fenomeni annuali si rileggono i periodi di come viene vissuto in un determinato momento, cosa si fa, c'è cioè la semina, la raccolta, insomma il periodo delle piogge, ecco, questo diventa una correlazione diretta con un fenomeno celeste che può essere legato al moto del sole o no, ma che sicuramente caratterizza poi il modo di vivere di quella precisa cultura, in quel preciso luogo, perché poi ecco, un'attenzione dell'archeoastronomia è che sicuramente lo sguardo astronomico non è quello dell'astronomia moderna, come dire, non è mediata da strumenti, è uno sguardo a occhio nudo verso il cielo e che quindi di cui potremmo fare esperienza noi, potremmo, dico, perché in realtà se studiamo, insomma, popolazioni sull'equatore, nella fascia dei tropici o dall'altra parte del mondo, ovviamente non possiamo fare esperienza. Io da Milano non posso fare esperienza di questo tipo di lettura, no, del cielo. E questo non Basta anche solo perché l'inquinamento luminoso, insomma, per impedircelo. a Milano sicuramente poi, però sì, ma poi tra l'altro non solo perché mi trovo da un'altra parte, insomma, nel mondo, ma anche perché mi trovo da un'altra parte temporale, come dire, no? Sono sfasata rispetto, ecco, e quindi ci sono degli aspetti da tenere in considerazione che sono legati ovviamente allo scorrere del tempo e al fatto che l'astronomia a occhio nudo dipende da dove sono posizionata sulla Terra. Per questo ci sono comunque degli strumenti che agevolano un attimo questa situazione, che quindi come dei planetari, no? Che possono ricostruire nel nostro computer un modello del cielo e ci possiamo posizionare dove serve, quando serve soprattutto. No? Certo, è una E fortuna che fino a pochi decenni fa non si poteva fare, insomma, quindi. infatti sì, questo sicuramente. Dall'altra parte però deve essere questa attenzione, diciamo, alla scienza esatta, perché comunque il fenomeno viene studiato, come dire, da un punto di vista astronomico, nei suoi caratteri, deve essere bilanciato dall'aspetto umanistico, diciamo, culturale, quindi legato ovviamente alla popolazione a cui facciamo riferimento. Questo è un po' uno dei rischi di questo mestiere, insomma, cercare l'allineamento in maniera o cercare comunque il dialogo, ecco, in maniera come cieca rispetto a quella che è la cultura che è sottesa a quell'archeologia, no? E quindi si rischia poi di arrivare a un risultato un po' sterile, nel senso che può essere l'allineamento più bello del mondo, ma senza motivo. Invece la cosa affascinante di questa disciplina è che va proprio alla ricerca di quella ragione per cui quel costruito è stato fatto in quel modo, in quel posto, con quelle caratteristiche. E quindi ti può aiutare, insomma, a distinguere tra le coincidenze e la Esatto, possibilità concreta, insomma. sì. Che poi anche l'aspetto bello, nel senso nel momento in cui trovi un allineamento, può essere benissimo, comunque un certo tipo di, insomma, di relazione, ecco, che è motivato, cioè che è supportato da una causa che è culturale, a quel punto capisci il senso vero, no? Che è sotteso a quell'architettura, questa è insomma, una città intera, ecco, e allora assume davvero un significato di valore, no? Anche di valorizzazione di Ti permette quell'elemento. anche di capire meglio anche il popolo che l'ha costruita, insomma, non Sì, solo. infatti, sì, infatti ti apre un po' anche lo sguardo. Tra l'altro, una possibilità molto bella dell'archeoastronomia è che in alcuni casi, alcuni tipi di dialoghi, di relazioni che sono
tipicamente quelli relazionati al moto del sole, ecco, che nel corso del tempo non varia visibilmente, ecco, quei tipi di relazioni possono essere ancora vissuti in un qualche modo, se ne può fare ancora esperienza, allora diventa davvero un nuovo appuntamento in agenda che prima non c'era, per dire, e che quindi valorizza proprio anche in un senso, insomma, più materico anche il costruito, perché è da vedere in quel momento, in quel giorno, oggi era da andare a Stonehenge, Certo, fanno oppure, sempre insomma, questi altrove. raduni a Stonehenge, proprio in occasione dei solstizi, non a caso, insomma. Sì. E quindi torniamo un attimo ai solstizi, quindi proprio da questo punto di vista, dallo studio anche della cultura, insomma, di quelle che erano i popoli che hanno costruito. Perché i solstizi sono particolarmente interessanti rispetto, non lo so, a qualunque altra data? A qualunque altro giorno. I solstizi, beh, sono un po', adesso lo dico in maniera non troppo carina, ma sono il giro di boa, nel senso che sono il momento in cui il sole raggiunge la massima o la minima, parlando in maniera insomma un pochettino più scientifica, diciamo declinazione, ma parlando in maniera proprio esperienziale, raggiunge nella culminazione la massima altezza, se parliamo del solstizio d'estate per noi insomma a nord, ecco, a nord anche della fascia dei tropici, cioè raggiunge la massima altezza nella culminazione, sorge al minimo azimuth, diciamo, quindi alla massima distanza dall'est e va a tramontare alla massima distanza dall'ovest. La durata del giorno è, come dicevamo prima, insomma, è la massima durata del giorno rispetto alla notte, no? Quindi è un giorno importante, effettivamente, significativo perché ci ricorda in quella ciclicità il fatto che il sole raggiunge un livello e poi torna a percorrere, insomma, quello che aveva già percorso, tornando verso i giorni di equinozio. Forse ancora più significativo dal punto di vista archeoastronomico, ma in realtà un po' se la contendono, il solstizio invernale, perché è più semplicemente, diciamo, relazionato all'idea della rinascita, no? Perché è il giorno più corto, il giorno dove il sole è più basso, no? Nella sua culminazione, ecco. Però è il giorno dopo cui le giornate iniziano ad allungarsi, quindi c'è questo rifiorire, questo rinascere effettivamente, che, insomma, che poi porta a una serie di correlazioni con aspetti culturali come legati al culto di solito dei morti o degli antenati, ecco, le religioni funerarie principalmente. E quindi c'è questo sguardo verso il solstizio d'inverno, inteso proprio come il momento in cui il sole in sé ci fa rivedere che muore e rinasce. E quindi c'è questa ciclicità, no, che ritorna. E forse non è neanche un caso che molte festività si concentrano proprio vicino al solstizio d'inverno, tra cui Natale anche banalmente, insomma. Non è un caso. Quindi, allora io direi di cominciare a parlare di Stonehenge, che è la star della serata. Direi di sì, perché no? Anche questo riguarda appunto i solstizi, o si ipotizza quantomeno che riguardi i solstizi, però sembra una cosa abbastanza appurata, direi, o sbaglio. Sì. Stonehenge è giusto così, nel senso che quando si parla di archeoastronomia o comunque di relazione tra costruito e evento celeste, venga in mente subito Stonehenge. Ed è giusto che sia così effettivamente, perché è stato un po' il punto di partenza, no? Da cui poi hanno avuto inizio vari studi anche altrove in generale. Quindi è giusto che sia così. Sono state dette, il rischio dei luoghi così noti è che vengano dette anche molte cose poco supportate, diciamo, molte, Vabbè, ecco, e stupidaggini quindi, si può dire, ok, è un pochettino, allora il rischio è quello, però è un rischio che c'è, ma l'idea un po' dell'archeastronomia è cercare di superare questo limite dato dalla non credibilità, insomma, bisogna cercare di essere al più credibili, quindi fondare i propri ragionamenti su dei punti di partenza solidi e verificarli in maniera al più scientifica. Questo è un po'. Ok, ma io posso condividere lo schermo così vediamo, sì, Sì, no? devi premere il pulsante là sotto. Giusto. Allora lo faccio, almeno ci lanciamo su qualche immagine. Sì, dai, così. Vediamo, ecco, lo faccio Ok. comparire. Eccolo qua. Così si vede, così si Si vede. vede. Ok, Che cosa stiamo vedendo?
Insomma, ok, così stiamo vedendo la planimetria sostanzialmente di questo monumento. E tra l'altro, se faccio così, invece, tac, passiamo su Google Earth, Ah, giusto? ok. È giusto? Ok, Sì, si confermi. vede. Sì, confermo. Confermiamo il risultato. E allora, volevo usare un po' questo strumento per capire come è fatto questo complesso e quali sono, insomma, le relazioni che sono state sollevate in relazione infatti ai solstizi. Ecco, allora, Stonehenge, torniamo un attimo in pianta, Stonehenge è questo monumento, ha una lunga storia, diciamo, è stato realizzato a partire, diciamo, dal terzo millennio avanti Cristo, ma poi ha avuto una serie di fasi, ecco, diciamo così, di realizzazione. È un henge e quindi è circondato da un fossato con un terrapieno esterno. Questo ci suggerisce che non abbia una funzione molto pratica, quanto più, come dire, simbolica, se no avrebbe avuto senso, no? In un'idea difensiva mettere il terrapieno interno rispetto al fossato. Un henge, scusa, sarebbe un circolo proprio Un di henge, pietre. sì, è un circolo. L'henge è il circolo esterno col Ah, fossato, il ok. circolo interno è quello sì, con le pietre trilitere, no? Di cui ecco, si compone questo monumento. Ecco, la parte centrale, diciamo, ci sono sia menhir, ovvero gli elementi isolati, e li vediamo questi sono i due, no? Li vediamo in queste station stone, si chiamano, su cui è stato fatto tra l'altro anche uno studio approfondito in relazione non solo al moto del sole, ma anche a quello della luna. Quindi, insomma, ci sono state delle attenzioni anche altre rispetto ai solstizi per Stonehenge. La parte centrale è quella con i 30 triliti, diciamo, che si compongono a cerchio. Poi c'è questa struttura a U o a ferro di cavallo, che un pochettino già ci suggerisce quello che può essere una direzione, insomma, preferenziale in lettura di questo monumento, no? Col suo asse di simmetria, e che tra l'altro ci Quindi è un rimanda, ferro di cavallo che ha l'apertura verso l'apertura del sì, cerchio, diciamo. verso il nord-est, diciamo, il nord è seguendo la direzione, insomma, dello schermo, verso l'alto, di qua c'è l'est, e quindi l'apertura è qui verso il nord-est, verso questo 4 che è l'Hellstone, che in teoria non doveva essere, adesso è isolato, adesso è solo, in teoria doveva essere accompagnato come a formare una sorta di portale, no? Da un altro menhir, insomma. Ed ecco, allora, questa struttura un pochettino, adesso è in pietra inizialmente, ecco, la storia è lunga, inizialmente era in legno, ci sono tutto attorno, qua non si vedono, qua si vedono di più, quelli che sono le buche di Aubrey, dovevano essere come dei buchi dove era stata posizionata la struttura lignea inizialmente, con ogni probabilità. Poi comunque nel tempo la parte lignea è stata sostituita dalle pietre, tra l'altro. Che tipi di pietre, nel senso che anche questo potrebbe fare riflettere. Buona parte delle pietre, insomma, derivano da un'area relativamente vicina, a circa 30 km, sono delle arenarie del posto, alcune un Comunque a po' piedi non particolari. sono pochi, anche 30 km. Direi infatti sì che non sono pochi. E alcune invece sono le Blue Stones, quelle a cui fa riferimento, insomma, questa planimetria, sono state trasportate da una cava del Galles a 200 km. E questo Però. un pochettino ci suggerisce quella che doveva essere un po' l'importanza, no, di questo monumento, a pensare che insomma, sia stato fatto un simile sforzo. Certo. Io per Stonehenge a questo punto accenderei un attimo questa linea, ecco, che ci fa vedere un po' questo allineamento tra la parte centrale, magari mi rimetto in pianta, ok? Tra il ferro di cavallo, questa che è l'altare, vedevamo prima, di pietra, e il traguardo, come dire, di questo dell'Hellstone al di fuori dell'Henge. Se noi andiamo a vedere questo orientamento stamattina, quindi nel giorno di all'alba, il solstizio d'estate, questa è la conformazione che vediamo. E quindi c'è questa relazione, ecco, questo allineamento con il sorgere del sole al solstizio d'estate.
rispetto alla parte centrale. La cosa un po' che è, come dire, quasi geometrica, nel senso, nel momento in cui abbiamo un orizzonte piatto, è che se abbiamo l'allineamento col sorgere del sole al solstizio d'estate, vuol dire che all'opposto, ecco, abbiamo lo stesso allineamento con il tramontare del sole al solstizio d'inverno. Ok, quindi il Ok, sole al solstizio d'estate sono raggiunge la simmetriche le due massima. cose, diciamo. Esatto, massima declinazione, quindi più 23 gradi, 27 primi, insomma, e ha una determinata posizione. Orizzonte piatto, questo è alla base, se no non funziona il ragionamento. Orizzonte piatto, l'allineamento dall'altra parte riporta al tramonto del sole al solstizio d'inverno, quindi il sole, la minima declinazione, insomma, si trova in quella determinata posizione. Adesso c'è un momento di Stanno rischio. passando i giorni. Esatto, ci siamo spostati dall'altra parte, quindi siamo al traguardo dell'Elston di cui si parlava prima, siamo al 21 di dicembre. Adesso mi muovo un po' alla GTI, supero l'Elston, ok? E quello che notiamo è che ovviamente, come dicevamo prima, no? L'allineamento risulta, come dire, valido anche al tramontare del sole al solstizio d'inverno, perché ci sono delle ipotesi che spingono un pochettino più su questo tipo di allineamento rispetto al sorgere del sole, proprio per quelle questioni culturali, come dire, religiose, no? Di una attenzione al culto degli antenati, ecco, principalmente, e quindi al culto dei morti, che si rifarebbe un pochettino più direttamente al tramontare del sole al solstizio d'inverno, proprio con quell'idea, no? Di vita dopo la morte, no? Di vita che continua dopo la morte. E quindi questo potrebbe essere l'allineamento forse preferenziale, diciamo, per questo tipo che è poi questo. Ecco, da una foto, e quello che vediamo è col sole lì, ovviamente, Google Earth è un pochettino di dimensioni Questo è sempre quello e sbaglia. d'inverno. Questo è sempre quello d'inverno, vediamo il sole che va a tramontare, come se venisse inglobato all'interno di questo complesso, ecco, a Io simboleggiare proprio questo avevo aspetto. letto che si pensa che comunque dall'interno, insomma, del circolo di pietre, in realtà a quel tempo si vedessero soltanto quello invernale, diciamo che quello esterno, quello estivo, in realtà si dovrebbe vedere dall'esterno, non dall'interno del circolo. Sì, poi adesso con il tempo quello che riusciamo a vedere adesso, insomma, la ierofania, no? Quindi questa manifestazione che noi riusciamo a vedere si percepisce da entrambi i lati e c'è del senso, nel senso che è anche difficile andare ad escludere uno o l'altro. Ora, effettivamente, se quanto dici, insomma, che questa relazione avrebbe anche senso, nel senso che lo guarderesti dall'esterno, no? Guardandolo dall'entrata verso il complesso. Quindi di per sé avrebbe anche un certo senso, no? Questo tipo di orientamento verso il tramonto. Però ecco, io non saprei È poi. difficile spingersi, insomma, su un ruolo un po' Esatto, stravolto. esatto. Ma tutto questo, ma che tipo di cultura ha costruito questo monumento? Perché Allora, chi c'era a quel tempo in Inghilterra? siamo nella civiltà megalitica, quindi l'idea di base, cioè insomma le costruzioni di base erano proprio queste, no? Che facevano riferimento all'uso di grandi pietre, tipicamente potevano essere menhir isolati, come a Karnak c'è questa sorta di foresta, no? Di pietre isolate, e di solito il riferimento era sempre al culto degli antenati, nel senso venivano utilizzate come a simboleggiare, ecco, questo tipo di culto. Poi i menhir sono quelli isolati, poi ci sono anche altri diversi tipi di costruzioni, ecco, che fanno poi riferimento allo stesso periodo, come mausolei, un pochettino mausolei, insomma, costruzioni un pochettino più complesse, no? Con la copertura dolmen, o questo tipo, insomma, di cromlech. Tra l'altro, se ci riposizioniamo a Stonehenge, vi ritolgo un attimo questo, e Scusa, questo c'è una tra scultura. dolmen e menhir cosa cambia? Non ho capito. Il menhir è l'elemento singolo, il dolmen invece sono più elementi verticali con una copertura orizzontale, ecco, sopra. Ah, ok, quindi quelli che fanno proprio Quindi il circolo formano di una Stonehenge sorta. sono dolmen.
Questo è un cromlech perché è a circolo, il dolmen forma una sorta di stanzettina, diciamo, interna. Ah, ok. Quindi questo, sì. E ecco, nelle vicinanze, perché comunque è interpretato un po' come tutto un paesaggio sacro, no? Questo, nelle vicinanze di Stonehenge, c'è un altro henge, spero che sia questo, sì, che è questo, che è il Woodhenge. Sì, che insomma con ogni probabilità ha mantenuto una struttura lì. Adesso questi qua che vediamo sono le buche dove doveva esserci la struttura lignea riempite di cemento, quindi insomma cioè, mantenuta insomma, in maniera un po' simbolica, ecco. Però doveva essere tutta una struttura che un pochettino doveva richiamare quella dello Stonehenge, ma mantenuta in legno. Anche qua ci sono alcune ipotesi che un pochettino ricalcano l'utilizzo di due diversi materiali in relazione al significato come che potrebbero avere questi due diversi materiali, quindi il legno un pochettino più vivo e quindi legato al mondo dei vivi e la struttura è spostata più ad est, invece questa che è un pochettino più ad ovest, con questo materiale che è più duraturo, nel senso che è eterno, no? Nell'idea di una della forma della forza, come dire, della pietra, ecco, legato invece al culto appunto degli antenati, no? Quindi più vicino al mondo dei morti. C'era Ok, questa dici ipotesi, est e ovest insomma. perché est è dove tramonta, dove sorge il sole, ovest dove Esatto, tramonta lo sì, sole. quello è un po'. Sì, esatto. E quindi Ma richiama sono più al sole. contemporanei, cioè nello stesso periodo storico? Circa, sì. Poi ovviamente questo qua ha subito varie fasi di elaborazione, quindi anche qui ogni volta, anche al Woodhenge sono stati trovati in realtà poi alcuni resti di pietre, anche quindi anche lì ci saranno state una serie di fasi lavorative, ecco, quindi sempre difficile andare a classificare. Ecco. Un attimo, ci fanno una domanda. Ma Franco mi sposto Red. intanto? Cosa faccio? Mi sposto? E se No. vuoi, sì. Poi intanto ti Ok. posso ricondividere lo schermo Ok, quando ti serve. stop. Ok. E Franco ci chiede: ma Stonehenge è un monumento cimiteriale? Oh mamma, è una domanda. È un monumento che viene spesse volte ricondotto al culto degli antenati e dei morti. Il cimiteriale, oddio, nel senso che c'era questa religione sciamanica, come dire, no? Con la figura dello sciamano che in un qualche modo trovava il modo, diciamo, per dialogare, ecco, con gli antenati, no? Con i morti, però cimiteriale inteso come ci seppellivano la gente, no, no, direi di no. Ecco perché non sono state trovate, insomma, dei resti proprio di ossa, cose del genere. E ci chiede anche da dove vengono le pietre, ne avevamo parlato prima, abbiamo detto le Ci bluestone sono, vengono sì, dal Galles, giusto? esatto, sì, due tipi, le SARS, che sono quelle arenarie del luogo, sì, quei 30 km che si diceva a piedi, insomma, comunque con un megalite sulle spalle. Tra l'altro è stato fatto, e invece, no, finisco la risposta, giustamente, e altre invece che sono in minoranza, però sono le bluestones, che sono invece quelle che sono fatte un percorso ben più lungo, di 200 Però le bluestone sono quelle km. piccoline, se ricordo bene, e le sarze Sì, invece sono quelle sono gigantesche. hanno delle Quindi. dimensioni un po' ridotte, però comunque stiamo parlando di tonnellate, nel senso è un bel viaggio che devono farsi. Ricordo che è stato fatto un progetto un po' sperimentale, Millennium, a inizio di questo millennio, in cui volevano cercare di riprodurre, insomma, il percorso. Hanno cercato di rifare la strada con il megalite, per portarlo poi a Stonehenge. Credo che non sia finita bene, se non sbaglio, è andata perduto il povero megalite, poi hanno dovuto recuperarlo con attrezzature, Tutti quanti col colpo insomma, un della strega per aver cercato po' di moderne. trasportarlo. Sì, ma c'è una storia dietro, mi ricordo, se non sbaglio, che i volontari a una certa si sono tirati indietro, non volevano più, perché cioè, dovevano trasportarlo giustamente, insomma, con i mezzi che si ipotizza avrebbero voluto. Quindi, insomma, ma, Certo. ecco. Che E tipo di mezzi allora, dovrebbero aver usato? Faccio le domande ecco, difficili. che tipo di mezzi? Beh, che io sappia, quando hanno provato a riprodurre questo viaggio, il megalite è andato giù in acqua, quindi quando hanno provato a spostarlo sulla sorta di, non zattera, però non saprei come definirla meglio, ecco, e non ha potuto reggere.
e quindi No, ok. se n'è andata. Però devono aver trovato un modo sicuramente migliore invece nel Neolitico per trasportare questo materiale per 200 Bel lavoro in ogni caso, insomma, quindi deve essere km. Eh ben sì. importante come cosa. E Infatti tanto sì. c'è un'altra domanda, poi ti volevo farne una domanda proprio a proposito. Da dove deriva e come è stato attribuito il nome Stonehenge? O Stonehenge, non ho capito come si dice. Stonehenge, immagino il riferimento sia proprio all'henge, cioè al fatto che abbia questo fossato esterno, no? E stone perché è appunto la Pietra. materia, sì. Immagino sia questo. Ma è una parola, Henge è una parola inglese antica, qualcosa del Henge genere. è una parola antica. No, non vorrei. È un po' come definire il complesso, insomma, come il menhire, che è la struttura in pietra singola, no? Ok, il dolmen a quel tipo è, l'henge è il fossato con il terrapieno, ecco. Ok, capito. E, no, quello che ti volevo chiedere, ma si ha qualche idea del perché sia stata costruita proprio lì? In senso che, appunto, si sono dovuti fare 200 km con le Bluestone, avrebbero potuto invece costruire direttamente in Galles il monumento. C'è una qualche ipotesi a riguardo? Io so che c'è un'ipotesi da un tuo video, nel senso che ho visto il tuo video e credo di sapere dove stiamo andando a parlare. No, però insomma ci sono molte ipotesi, tra cui la scelta proprio di una posizione per avere un determinato angolo specifico, diciamo, tra l'orientamento con il sorgere e il tramontare del sole, comunque l'allineamento che abbiamo visto fino adesso, e l'altro allineamento che è invece quello legato alla Luna. Ecco, quei due allineamenti formano adesso, se li si guarda in pianta, insomma, quelle quattro stones di cui parlavamo prima, ecco. Aspetta, rimettiamo lo schermo Ah sì. Ok, così si vede. Adesso si vede. queste qui, si vede? Sì. Ok, quelle che sono denominate due, insomma, formano una sorta di rettangolo, cui lato corto è parallelo all'orientamento principale di cui prima, no? Mentre il lato lungo è perpendicolare sostanzialmente a questo tipo di allineamento. Ed è proprio il lato lungo quello che è stato studiato in relazione alla massima stasi, la massima stazione lunare sud, insomma. La Luna funziona, diciamo, trovandosi su un'orbita, adesso provo a dirlo senza complicarmi, ecco, da sola, però si trova su un'orbita leggermente inclinata rispetto all'eclittica, di 5 gradi e 9 primi. E questo concretamente, diciamo, fisicamente, per quello che vediamo, vuol dire che la Luna, rispetto al percorso del Sole, nel tempo, perché è un periodo di circa 18 anni e 6, va a sorgere e a tramontare, diciamo, va a trovarsi a più 5 gradi e 9 primi, meno 5 gradi e 9 primi rispetto al massimo della declinazione solare, che è 23 gradi e 27 primi, più o meno. E quindi vuol dire che arriva a sorgere sostanzialmente più a nord rispetto al punto dove sorge il sole al solstizio d'estate e più a sud rispetto a dove sorge al solstizio d'inverno, no? Qu così anche come può trovarsi a sorgere insomma, la minima stazione, diciamo, la minima stasi prima del solstizio d'inverno o prima del solstizio d'estate, sempre con questa differenza di 5 gradi, proprio per il fatto che le orbite sono diversamente inclinate. Ed Ok, e ecco, quindi si pensa che queste linee sono. esatto, un'ipotesi è che questa linea vada proprio a intercettare, come dire, il sorgere del sole e del sole. Della Luna, ecco, nella sua stazione massima, quindi quando raggiunge l'unistizio massimo. E questa è un'ipotesi. Ok, ho capito. Questo sto dicendo, sì. E ci chiede Andrea, che tra l'altro ringrazio perché si sta recuperando tutti quanti i miei video sul canale in questi giorni. E chiede allora se quindi Stonehenge può essere una rappresentazione di ciò che osservavano in cielo. Mi sa che non è proprio così, nel senso che. Allora, ci sono state molte ipotesi che volevano Stonehenge come una sorta di computer dell'antichità, no? Per prevedere anche quando potevano esserci eclissi o comunque fenomeni celesti particolari. In realtà, quello che
credo di aver intuito, insomma, da quello che ho visto su Stonehenge, che gli allineamenti poi non sono neanche così tanto precisi. La questione è che comunque si vede che c'è questo richiamo degli orientamenti specifici. Poi non è precisissimo, non è un computer, come dire. Certo. Ecco, però c'è comunque questo richiamo, quindi forse non è assolutamente quello che osservavano in cielo, però di sicuro hanno ricercato questo tipo di dialogo con un evento Con celeste, con un l'astronomia. evento Ok, esatto. certo. Un attimo. Ok, non vedo altre domande. E, non mi sembra di avere altre domande, vero? Se non mi sono perso niente, scorro un attimo, Leggo anch'io, ok. no. No, ok, nessuna domanda. E, no, ok, allora io ti volevo chiedere, a questo punto Stonehenge, insomma, un po' ce l'abbiamo chiaro, se ci sono altri monumenti, insomma, che ti vengono in mente che hanno un riferimento al sempre solstizio o comunque interessanti, insomma, di cui mi piacerebbe parlare, ecco, mettiamola così. Allora, ce ne sono molti. Ho un po' paura nel senso di inoltrarmi in tutti, però forse uno che è degno un po' di essere citato, anche perché credo sia appena avvenuto il fenomeno, l'evento, è in Egitto. Sono le pluricitate piramidi che hanno un racconto, insomma, un'attenzione al richiamo ad eventi astronomici, a culminazioni, che è attentissimo, la realizzazione, come dire, delle piramidi, no? L'orientamento, sono cardinalmente orientate in maniera precisissima. Qua stiamo parlando di un errore di 3 primi d'arco, e quindi vuol dire un non nulla, ecco, considerando le dimensioni di queste strutture. Ecco, una cosa, non mi addentro in tutto quello che si potrebbe dire degli allineamenti con costellazioni o aree di cielo particolari, però c'è questo, faccio condivisione di nuovo, Sì, vai. c'è questo Aspettiamo. richiamo, ecco qua, questa attenzione. Eccolo, questo qua, così lo vediamo in pianta, quindi ci sono le 3 piramidi, sono a Giza sostanzialmente, no? Quindi le 3 più famose, abbiamo la piramide di Cheope, Chefren e Micerino, qua ci sono i templi insomma, legati alle piramidi, e i templi in valle invece collegati dalla via sacra. Ora, ci sono un sacco di cose che potrebbero essere dette della struttura della piramide, quindi di cosa hanno pensato sottende una conoscenza, una praticità anche che è impensabile. Questi qua, giusto per dire, ma poi torniamo all'argomento di prima, sono dei cunicoli delle dimensioni di un fazzoletto che sono stati pensati in relazione a determinati orientamenti perché il faraone, poi dopo la morte, insomma, sarebbe sorto insieme ad Orione e Sirio e avrebbe trovato il suo posto tra le stelle che non muoiono mai. Questi sono i testi citati, insomma, nelle piramidi, ecco, tra le stelle che non muoiono Quindi mai, che sono sono queste. dei canali, diciamo, che vanno in direzione della costellazione in alcuni momenti specifici. Esatto, i momenti specifici sono al loro periodo ovviamente le culminazioni, quindi la culminazione di Sirio, la culminazione della costellazione di Orione verso sud, queste, mentre verso nord indicavano sostanzialmente le 2 culminazioni dell'Orsa Minore e del Drago, che erano le stelle circumpolari di quel momento, no? Per questo le stelle che non tramontano mai. E l'idea è che il faraone poi avrebbe continuato a vivere, insomma, in quella. Vabbè, ma non addentriamoci qua, torniamo ai solstizi. Torniamo ai solstizi perché Sono troppo effettivamente. affascinanti queste cose, quindi un argomento tira Sì, l'altro. è che poi c'è da pensare che all'interno di questa piramide, a considerare i blocchi che venivano utilizzati, insomma, loro hanno avuto la capacità nella ideazione, progettazione e realizzazione, credo che sia difficilissimo farlo oggi, hanno avuto la capacità, mano a mano che si saliva, di tenere in accordo, insomma, l'orientamento giusto del canale. Tra l'altro, questi 2 canali che partono
dalla camera della, si chiama camera della regina, insomma, però questa camera non è che ci fosse la regina, ovvia. Però questi due canali non arrivano neanche a sfociare. Hanno messo un droide per vedere, un robottino per vedere dove finisse il canale, e il canale finisce con una porticina di rame, come dire, ma che è stata realizzata è simbolica ovviamente, perché nessuno ci può entrare, i topi ci entrano, è piccolissimo come canale, però è stata realizzata perché il faraone, dopo la sua morte, avrebbe aperto i cancelli verso il suo posto, insomma, tra le stelle che non muoiono mai. Incredibile, Sto veramente. facendo danni. Ma invece, rispetto al solstizio, adesso torno veramente, torno alle cose, ecco, rispetto al solstizio, quello che vediamo a... Come sono finita qua? A Giza. Queste sono le tre piramidi. Noi ci spostiamo, ci posizioniamo sostanzialmente dove c'è la Sfinge, che è qua c'è la Sfinge, il tempietto della Sfinge. Il tempio in valle della piramide di Kefren. Ecco, questa è la situazione che vediamo, che hanno visto qualche oretta fa, credo, al tramonto del sole al solstizio d'estate. Ok, quindi sta esattamente al centro, attendosi. Esattamente, sostanzialmente vediamo questo, che c'è questo orizzonte artificiale, nel senso che sono le due piramidi, ecco, e esattamente al centro. Più o meno, quindi giorno più giorno, giorno meno, comunque una distanza abbastanza importante, vediamo il sole che va a tramontare proprio all'interno, come dire, di questo spazio. La particolarità, ecco, allora anzitutto nasce per essere il progetto di Cheope, quindi della prima piramide. Chefren, come dire, segue il progetto, no? Come se questa fosse stata la seconda piramide dello stesso, perché l'idea era dimostrare questo ogni anno da circa quasi 5.000 anni ormai, ogni solstizio d'estate. E cos'è che viene mostrato? Viene mostrato, adesso devo spostarmi di un sacco di pagine, viene mostrato questo, che è il geroglifico che indica il nome Aket, ovvero l'orizzonte, in quel caso l'orizzonte di Cheope. E l'orizzonte di Cheope è formato da due montagne e il sole che tramonta al centro. Qui, quindi Quindi non è lo sostanzialmente... Stargate quello, quindi. No. No, sostanzialmente quello che si vede, credo che sia la gioia di tutti i progettisti nel mondo, è il nome del progetto, è il nome che come manifestazione ogni solstizio d'estate si ripresenta. E noi lo vediamo, abbiamo possibilità di fare un'esperienza ogni volta. E insomma, questo è abbastanza significativo, insomma, forse delle manifestazioni, no? Delle ierofanie più significative, proprio perché c'è questo orizzonte Ma poi, come dicevi, che... queste due piramidi comunque appartengono a due periodi diversi, diciamo, perché non sono state costruite insieme, quindi Una segue l'altra. hanno Sì, sì. mantenuto anche una progettualità intergenerazionale, come non so come Sì, potrei dire. assolutamente sì, anche con la terza, in realtà, poi con quella di Micerino, poi sono stati fatti degli studi che però sono più legati alla, come dire, topografica, che correlano, che collimano, ecco, gli spigoli sud-est delle piramidi, prolungando questo asse verso Eliopoli, che al di là del Nilo sono circa 15 chilometri, dovrebbe, non dovrebbe, è un esercizio, lo possiamo fare, raggiungere quello che è il Tempio del Sole. Insomma, era tutto un ragionamento che si rifaceva all'importanza data al Sole in questo momento, perché il Sole in questo momento avrebbe accompagnato il faraone verso il suo posto tra le stelle. C'è sempre questo rimando, no? Perché è un po' questo il significato. Le piramidi sono un po' a metà tra il simbolo, l'attenzione funeraria, ecco, e quella proprio di mostra del potere, perché effettivamente così quello che stiamo vedendo è l'orizzonte di Cheope, no? La Chet di Cheope. E quindi è Incredibile, significativo, insomma, abbastanza, sì. veramente. Allora, abbiamo una domanda da Francesco. Adesso devo capire dove devo Torniamo andare. Ok. un attimo a Stonehenge. I monoliti che si formano. Questa è una domanda da architetto, mi sembra, quindi adatta. I monoliti che formano Stonehenge venivano periodicamente risistemati? La terra si muove, acqua, umidità, gli stessi piccoli movimenti sismici potevano scuotere la struttura. Penso che continua dopo la domanda.
o basterebbero pochi millimetri per non avere più la perfezione traiettoria della luce? Allora, la struttura, di per sé, tra l'altro non l'avevamo detto, però effettivamente i vari elementi che compongono, insomma, la struttura non sono solo appoggiati, ma sono stati pensati anche con una sorta di scasso, insomma, e rilievo, ecco, di modo che l'attrito potesse essere maggiore. Quindi questo un pochettino aiuta la struttura a tenersi un po' insieme. Poi sono proprio, diciamo. Tipo i Lego, sì. Esatto. Ogni tanto c'è l'intervento che demolisce tutto il ragionamento. No, però sì, tipo i Lego, effettivamente. E quindi questo un pochettino potrebbe aiutare dal punto di vista proprio strutturale. Poi stiamo parlando effettivamente di elementi megalitici che hanno delle dimensioni davvero importanti. E c'è da dire che comunque nel tempo sono stati fatti vari cambiamenti, insomma, risistemazioni, è vero. Però comunque piccoli movimenti, come dicevamo prima, alla fine non è un monumento che è così spiccatamente preciso nell'orientamento. C'è l'allineamento, lo si vede, però comunque piccoli movimenti non è che influenzerebbero particolarmente, ecco, questo. Quindi quindi non sono comunque al millimetro precisi, quindi no. Si spostano in Stonehenge leggermente. No, infatti Stonehenge poi nello specifico non è così preciso. Ok. E dopo le piramidi c'era qualcos'altro che ci... Ah sì, in realtà ne ho un sacco, però no, volevo farvi vedere magari due riferimenti sempre ai solstizi, uno di invernale e l'altro invece sempre estivo, così per avere due richiami italiani, che tra l'altro sono due impianti urbani. Non è così raro che gli impianti urbani, nello specifico romani, ecco, avessero questo tipo di allineamenti, questo tipo di allineamenti a momenti importanti. Due, ne avrei mostrati due, sono Aosta, che ormai è diventata famosissima, credo che ormai si conosca abbastanza, no? La ierofania di cui si può fare esperienza ad Aosta, al sorgere del sole al solstizio d'inverno. E l'altro invece è a Norba Antiga, che è di fianco a Norma. Non è per autocitarmi, come dicevo, però effettivamente è un bel esempio di allineamento. Che e io ho appena scoperto che si trova nel Lazio, Norba, nonostante sia di Roma, esempio, non lo sapevo. Per esempio, quindi attenzione. Ok, allora, se ricondivido schermo. Eccolo qua. Sì. E mi sposto verso... Ok, questa qua è Augusta Pretoria, cioè Aosta sostanzialmente, l'impianto romano di Aosta. E particolarità di Aosta è stata insomma fondata, diciamo, nel periodo di Augusto, insomma, al primo secolo, e le particolarità sono che Aosta si trova tra i monti. Ecco, quindi è circondata da monti, nello specifico c'è questo monte a sud-sud-est, dalle dimensioni imponenti, diciamo. La struttura di Aosta è stata pensata come una struttura tipica dell'impianto urbano romano, insomma, quindi c'è questa forma rettangolare con cardo decumano, ecco, quindi l'impianto tipico. Per quanto questo tipo di allineamento potrebbe suggerire un allineamento solare, nel senso che a vederlo in pianta la prima cosa che si guarderebbe sarebbe questo, magari al sorgere del sole, al solstizio d'estate o al tramonto di quello d'inverno. Aosta è caratterizzata appunto da quella presenza qua di un rilievo importante. Qua notiamo effettivamente l'importanza dell'orizzonte all'interno di questi discorsi che stiamo facendo, perché tutto questo, come dicevamo prima per Stonehenge, questo continuo rimando al duplice allineamento tra il solstizio d'estate e quello d'inverno, in realtà è un ragionamento valido se c'è terra piatta, come dire, se c'è l'orizzonte zero, è valido in Cambogia forse, capito? Quindi in una situazione di estrema calma. Invece qui possiamo notare, qui siamo in mezzo ai monti, quindi l'orizzonte non è proprio...
Non è proprio Yakult. L'orizzonte è parte integrante del progetto, nel senso Ah. che il cardo è stato deviato a tal modo, così a sud, verso sud rispetto che verso sud-est, insomma, proprio per la presenza di questo monte. Il monte sostanzialmente che cosa fa? Il monte ritarda il sorgere del sole, quindi il sole sorge circa sempre nella sua posizione, insomma, a sud-est. Ma fa in tempo a salire dietro al monte prima di essere visibile effettivamente. E questo comporta che sostanzialmente l'allineamento si ritrovi tra il cardo, insomma, che dicevamo della città, e il sole che è già sorto da un po'. Sono le 11 e passa di mattina, questo perché sto facendo riferimento all'UTC, però cioè è mattina inoltrata. Quindi sempre al solstizio questo. Questo è al solstizio d'inverno. Adesso se trovo anche la D'inverno, foto potrebbe essere carino. Questo è Karnak. Questa è Norba. Quindi è in centra. E questo è un altro. Quindi niente, non posso trovare la foto, però è questo sostanzialmente, è significativo. Nel senso, si ha questo allineamento tra la pianificazione, no, del cardo e il sorgere del sole al solstizio d'inverno. Perché il solstizio d'inverno? Qua c'è tutto un riferimento ad Augusto che si presenta come riferimento rinnovatore, insomma, dopo la morte di Giulio Cesare. Lui nel 44 fa questi giochi, insomma, in onore di Giulio Cesare, e si vede una sera questa cometa visibilissima, no? Che viene subito immediatamente riferita a Giulio Cesare. Quindi è l'imperatore, no, che si fa divinità. Augusto cosa fa? Dice di no, ma no, figuriamoci, lui diventa erede di questa divinità, no? E quindi Non si aspettava mostra. altro. Ma figuriamoci, si mostra egli stesso, no, come dire, diretto passaggio via tra l'ordine celeste, l'ordine del cosmo e l'ordine terreno. E per questo si fa, insomma, principalmente riferimento al segno del Capricorno. Lui in realtà non nasce sotto il segno del Capricorno, se così si può dire, però fa riferimento al Capricorno perché è il mese in cui c'è il solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno è inteso come rinascita, come età di rinnovamento. Con Augusto il calendario giuliano che era stato pensato, programmato, diventa un qualcosa di effettivo, e quindi non soltanto è questo richiamo all'ordine celeste, ma è un ordine celeste che diventa ordine, come dire, fisico sostanzialmente, no? E lui diventa garante di questa corrispondenza. Poi, insomma, il calendario giuliano aveva, insomma, dei bug, per cui poi c'è stato bisogno di riformarlo, no? Nel 1582. Però il punto è un po' quello, no? Che sia stato fatto di tutto, no? Sia stato modificato il calendario di modo da avere un nuovo ordine, no? E quindi c'è ancora questo richiamo al rinnovamento, alla rinascita, e allora al solstizio d'inverno. Per questo c'è questo diretto. Invece a Norba è tutto diverso. È tutto diverso. Ci stiamo spostando per. Dunque ci passiamo, c'è cioè, Nefertari che Sì. chiede, Stonehenge non ha mai subito terremoti, possibile nessun movimento sismico? Ma in realtà credo che l'Inghilterra, non so per quale ragione, sia a bassa sismicità, poi non so, magari un'altra volta lo chiediamo magari a un geologo questo sul perché, però non ho mai sentito di grandi terremoti in Regno Unito, quindi forse... Non c'è mai stato, insomma, a parte che comunque a Stonehenge varie pietre sono cadute, in realtà Sì. Alcune non stanno tutte quante nella posizione, quindi comunque un po' di crolli ci sono stati nel tempo. poi sono state anche riposizionate, mantenendo al più, insomma, la condizione, però sì, ci sono stati degli interventi poi nel corso. Però non saprei esprimermi su questioni sismiche. E di quale cometa si stava parlando per quella di... Del 44, non saprei specifico. È un evento che poi è stato richiamato anche, ho in mente, adesso non ho le immagini, però in alcune monete che raffiguravano da una parte la figura dell'imperatore e dall'altra proprio la cometa, perché a quel punto c'era proprio stata questa correlazione diretta tra la figura dell'imperatore e l'astro, e quindi il divino.
Però no, non saprei nello Ok. specifico. Poi faremo delle ricerche su questo perché Sì, mi interessa. mi informo e torno. Allora, Norma. Norma. E questo impianto qua, questa è la norma che c'è a Latina, quindi attenzione, attuale, l'impianto storico invece si trova su questa altura, a nord-ovest. E niente, sostanzialmente il rimando è questa via sacra, no? Che si è conservata in maniera abbastanza chiara, e l'attenzione era proprio al tramonto del sole, al solstizio d'estate, quindi sempre qualche ora fa ormai, e vediamo proprio E questo tipo parliamo di sempre di un insediamento romano? è sempre un insediamento romano, ma non è così difficile che capiti anche Brescia. La Brescia romana, insomma, ha un allineamento astronomico, se non sbaglio è agli equinozi però. E anche in quel caso gioca un ruolo abbastanza importante il rilievo, il monte che si trova ad est rispetto all'impianto urbano, così anche Vicenza, se non sbaglio, anche Vicenza non rientra. È abbastanza normale, insomma, trovare questo tipo di allineamenti tra l'impianto romano e un evento astronomico legato al Sole. E questa è la foto che insomma fa vedere un po' questo tipo di allineamento tra l'impianto nella strada di Norba e il tramonto del sole di oggi, Ok, sostanzialmente. quindi pure qui c'è una strada, insomma, che finisce verso il tramonto del solstizio. Sì, in pratica tutto l'impianto, perché questa era un po' la via sacra, nel senso che era la via principale, no? Che è poi quella che si è conservata meglio, era quella che dava un po' origine a tutto l'impianto, quindi dava. Quello che di cui si faceva esperienza era al tramonto, ecco, si aveva questo tipo di ierofania, di manifestazione, di dialogo con il celeste. Ok, va bene, dai, sembra un bel posto da andare a vedere, insomma, anche prossimo Sì. solstizio. Allora, abbiamo perso Norma, si è sbagliata, è uscita lei. Allora, intanto dicevate, ma aspettiamo che rientra. Dicevate allora che la cometa probabilmente era la Sidus Iulium. Ecco, è riuscita. Intanto ci dicevano che la cometa probabilmente era la Sidus Iulium. Ok, Grazie, può essere. poi cercheremo appunto. Grazie. Avevi cercato di fuggire nel frattempo. C'è stato un momento di blackout totale, Vabbè. però ho fatto veloce. Sì. No, allora io a questo punto ti vorrei chiedere una domanda, insomma, di carattere un po' più generale. Che non c'entra il Pantheon. Che non c'entra. Vuoi parlare del Pantheon? Ok, allora ti chiedo che cosa c'entra il No, no, Pantheon? però, no, no, però è un'attenzione, secondo me ci vorrà nel futuro, perché poi sei di Roma, quindi secondo me non ti può mancare questo, ma ci vorrà nel futuro un approfondimento anche sul Pantheon, perché da romano Adesso devi velocemente ce lo sapere. devi dire per forza, però. Allora, cosa succede al Pantheon? Il Pantheon è rivolto, super veloce, è rivolto verso nord, no? La facciata principale è rivolta verso nord, insomma, con una piccola deviazione, però vuol dire che sostanzialmente non viene mai illuminata direttamente dal sole, no? Il sole che arriva nel Pantheon è quello che passa dall'oculo centrale. Ok, e adesso la dico Il velocemente, quindi Pantheon secondo me. pure, se non sbaglio, era un tempio pagano che poi è stato Sì. riadattato Sì. successivamente. Insomma, è stato usato in mille modi, è stato rivisto, insomma, come chiesa anche, però noi torniamo all'uso iniziale, no? Quindi all'inizio era uno strumento che era usato sostanzialmente per mostrare questo potere che dal cielo scendeva su Roma. In che modo questo avveniva? Facendo degli studi nel Pantheon, hanno individuato l'altezza giusta che doveva avere il sole, che deve avere il sole, perché comunque il sole lo possiamo vedere anche adesso, percepire anche adesso allo stesso modo, di modo che una volta che culmina, quindi a mezzodì sostanzialmente, la luce entrasse dall'oculo e illuminasse l'ingresso. Questo quando capita 2 volte all'anno, in 2 giorni, di cui Solstizi. uno.
Uno, no, ma io sono Sizi, uno non fa niente, ma l'altro giorno è il 21 di aprile. Che Cosa dico? fate il 21 di aprile? Il 21 aprile, fondazione di Roma, quindi quello che è Ah, stato fatto col Pantheon è che giusto. ogni 21 d'aprile l'imperatore entrava dall'ingresso principale a mezzogiorno e la luce celeste, la luce del sole arrivava direttamente ad illuminarlo come a volere anche Roma, insomma, tra i divini. E questo è in realtà è un qualcosa di cui si può fare esperienza. Io ho fatto un video super tremolante di questo sole che arriva, entra nell'oculo e ha quell'inclinazione giusta il 21 d'aprile e il giorno corrispettivo rispetto al solstizio, che penso sia il 21 di agosto, però vabbè, non è importante, insomma, è il 21 di aprile il giorno significativo. Ecco, e c'è questa luce che entra proprio dall'oculo e illumina l'ingresso, è una ierofania, proprio quella è proprio manifestazione del divino, ecco, in ogni senso. Incredibile. Quindi Le pensavano andare a tutte. vedere Pur di illuminare gli esatto. imperatori, le pensavano tutte. Tutte. Sì. E no, allora dicevo che questo, poi un'altra volta magari parleremo proprio del Sì, Pantheon, magari infatti. delle varie cose archeastronomiche che ci stanno a Roma, perché penso che ci siano anche altre, qualcosina avevo letto in passato. Sicuramente. Ti volevo chiedere, spesso l'archeastronomia in generale viene vista un po' male, diciamolo sinceramente, insomma, che dagli archeologi spesso storcono un po' il naso quando si parla di archeastronomia e a volte pure gli astronomi. Un po' di meno, più facilmente gli archeologi ce l'hanno con gli archeastronomi. Perché? Cioè, hai qualche ipotesi al riguardo? Oh mamma, ipotesi è una disciplina abbastanza recente, nel senso che sono stati fatti degli studi, però piano piano sta assumendo sempre maggior rilievo, come dire, recentemente i due documenti dell'UNESCO, come dire, che valorizzano il bene in funzione di un evento astronomico, quindi di una correlazione archeoastronomica, sono del 2010. E l'altro del 2017, se non sbaglio, quindi comunque è molto Recentissimi, vero? proprio esatto, sì, molto recente. E, per avere, dico, un riferimento UNESCO. Però in generale bisogna considerare che è una disciplina che ne tocca due, insomma, che cerca di un dialogo tra due diverse. Ed è ovvio che il punto è non mettere sullo stesso livello lo scopo di una ricerca archeoastronomica rispetto a una ricerca archeologica o una ricerca astronomica. È che si muovono ovviamente su livelli diversi, ma è giusto che sia così. Ciò non toglie che ci sia un valore nella ricerca archeoastronomica e che questo possa dare valore alla archeologia in quanto elemento materico, nel senso, ovviamente Stonehenge è patrimonio dell'umanità, insomma, in quanto esempio di civiltà, ecco. L'archeoastronomia in questo caso ha regalato un valore aggiuntivo, ecco, ha come conferito un valore aggiuntivo al costruito, no? Anche regalandoci poi questi due appuntamenti che comunque sono molto interessanti proprio perché se ne può fare esperienza. Però effettivamente il punto è quello di cercare di intuire quello che può essere il valore, no, di questo tipo di ricerca, senza per forza invece cercare di paragonare, perché non avrebbe neanche poi particolarmente senso, insomma, paragonare questi Cioè, è una tipi di cosa ricerca. complementare in un certo senso, non. Dovrebbe essere complementare, ma potrebbe essere anche molto utile se lo fosse, perché una ricerca archeologica pura potrebbe non arrivare, insomma, a capire anche degli aspetti cognitivi che si trovano dietro il costruito, ecco, e che invece potrebbero essere letti con l'aiuto di un astronomo. Nel senso, avere questi due sguardi insieme, l'archeoastronomia cerca di fare un po' questo, umilmente, cerca di fare un pochettino questo. Beh, sì, anche perché tra l'altro se si lascia fare soltanto agli astronomi, poi invece si perde tutta la parte più umanistica, che invece è Esatto, fondamentale, come diciamo anche all'inizio, no? è il contrario, esatto. Come si diventa archeastronomi o archeastronome? Qual è il tuo percorso? E tra l'altro io credo che tu sia forse l'unica o una delle poche con qualche archeastronome in Italia, perché non mi risulta che ci siano proprio corsi
di Mi laurea piace, specifico. no, infatti mi piace questo titolo perché non so come l'ho acquisito. No, effettivamente non ci sono dei corsi di laurea che rimandano a questo. C'è appena in facoltà al Politecnico c'è un corso, effettivamente, però non è, insomma, non è formativo dal punto di vista proprio di una scuola, ecco. L'idea dello studiare archeoastronomia è studiare archeoastronomia, nel senso entrare un po' nella concezione, capire quali sono le dinamiche, no? Le metodologie che vengono messe in atto, capire quali sono gli aspetti di cui bisogna tenere conto, quindi la parte umanistica e insieme la parte delle scienze esatte. E una volta che si è fatto un ragionamento di questo tipo, quindi una volta che si è studiato o che si è letto qualcosa, un po' in generale, l'idea è sperimentare, quindi cercare di vedere in prima persona questi tipi di eventi, di relazioni e di dialoghi, usando poi quegli strumenti che abbiamo, cioè Google Earth che stavamo usando fino adesso, o Stellarium che non abbiamo visto, però è un programma gratuito, insomma, forse anche open source, quindi insomma è anche abbastanza intuitivo, quindi sicuramente provare, ecco, studiare e provare, credo che sia questo l'unico percorso. Poi al Politecnico, non so, io lo suggerisco, c'è un corso sulla piattaforma online, come si chiama? Sul POC, il Polymy Online Knowledge, di archeoastronomia, che è introduttivo, quindi nel senso non è particolarmente approfondito, però è gratuito e ci sono tutti gli aspetti, insomma, per iniziare a entrare proprio per entrare in questo mondo, no? E Ok, può potrebbe essere essere. interessante anche per avere una visione anche un po', diciamo, autorevole della materia, perché invece se uno Sì, cerca sul web sì, spesso sì, si sì. trovano tante Sì, stupidaggini di cui poi. parlavamo prima, insomma, quindi. Infatti il rischio è anche capire come, su cosa basarsi, no? Nel senso quali riferimenti avere, perché è facile, è proprio un attimo che si cada nell'astrologia, non saprei, in qualcosa che non ha fondamenta, allora è un attimo. Quindi sì, è vero, è vero. Gianni ci scrive: oggi ho letto che è stato scoperto un enorme geroglifico, mi sembra lungo 45 km, che si vede solo dallo spazio. Faccio la domanda in relazione a questo argomento di quasi fantasia. Io non ho sentito niente, ma penso che sia. Aspetta, c'è un altro pezzo, mi sono perso. La domanda è se si è riusciti a trovare un significato e come siano riusciti gli antichi a fare cose così enormi visibili solo dall'alto. Io di questa cosa del geroglifico non ho sentito niente, sinceramente non so, non saprei. Io ho in mente un geoglifo, che è il gigante di Atacama, si chiama così, mi sembra, che non si vede dallo spazio, però è molto carino, insomma, condivido di nuovo, dai, tanto. Posso? Sì, va. Ma sì, perché no? Vediamo se lo trovo. Geoglifo sarebbe come anche le linee di Nazca, che sono delle cose che si vedono solo dall'alto, in teoria. Non dallo Sì, spazio, pure in quel esatto. caso, però. Poi dipende pure Sì, cosa sì. È intendiamo per spazio, perché spazio, già 100 km è spazio. vero. No, mi si sta bloccando. Peccato. Google non ci sta aiutando in questo momento. No. E niente. Devo Vabbè, ok, uscire. ci abbiamo provato. Beh. Sì, però ve lo consiglio perché è molto interessante. Nel senso, Gigante è un dell'Atacama si chiama. gigante di Atacama Ok. e si vede dall'alto, insomma, una forma, beh, in realtà è carino da vedere, basta. Poi è un disegno del suolo, ecco. Ah, dall'alto inteso, non dallo spazio, però dall'alto sì, allora sì. Però non saprei di questo nuovo Sì, geoglifo. ti Guarderò. informeremo anche di questo, insomma. Sì. Luca di energia, materia e energia oscura, ne parliamo un'altra volta. Mi spiace, però è un argomento parecchio approfondito che tra l'altro dovrei invitare qualche ospite per parlarne, perché anche io da umile planetologo, insomma, di materia e energia oscura non me la sento di farci una live intera. E ti chiederei, intanto scrivete se avete qualche domanda per Norma, intanto ti volevo chiedere un'ultima cosa, ossia se hai qualche libro da consigliare. Che sia qualche libro divulgativo, magari di archeastronomia, che anche lì, se si va in libreria nella sezione con queste cose, si trova parecchie cose che
Sì, magari ho al allora, limite dello scientifico, quindi magari tu qualche consiglio invece un po' più autorevole, insomma, da darci. secondo me divulgativo e che quindi può avere uno sguardo, diciamo, su quelli che sono i complessi, diciamo, più noti, che sono quelli su cui poi che subiscono più abusi generalmente, però un libro di questo genere potrebbe essere Da Stonehenge alle piramidi, si chiama Le meraviglie dell'archeoastronomia. È del professor Magli e insomma cerca un po' di seguire una linea insomma tra le più note strutture, quindi anche Chichén Itzá, insomma Angkor Wat, e quindi insomma non solo Stonehenge come abbiamo visto noi, ecco. Però potrebbe essere interessante perché effettivamente ha molte immagini, quindi anche molto Ok, entrattenente. figure, esatto, e comunque ci sono dei riferimenti, comunque si basa su qualche. Ok, ma magari poi vi metto il link in descrizione di questo libro, insomma, se vi interessa. Qui abbiamo detto Le meraviglie dell'archeastronomia di Giulio Magli. Sì, esatto. Oppure ci sono insomma quelli un pochettino più scientifici, insomma, più legati ecco, anche al percorso che fa nel corso, che sono archeoastronomi, ma avevo visto che l'avevi segnato forse Sì, questo nelle libro che note. trovo qui, questo è un po' più di stampo accademico, diciamo, Sì, però diciamo l'autore è così. sempre lo stesso, e in ogni caso è in inglese ovviamente, però Ah, già, sì. se uno ha anche ho visto che in realtà non è che serve proprio avere una preparazione pregressa né in astronomia, niente, perché fa comunque introduzione Sì, anche sulle c'è anche basi, le l'appendice, coordinate, cioè, bravo, esatto. quindi comunque può essere fruibile a chiunque, a parte sapere l'inglese, però ovviamente. Ci chiede Giuseppe, esistono altri siti tipo Stonehenge in Europa o in Italia? Quindi altri henge di questa tipologia, che tu sappia? Oddio, esistono un sacco di strutture megalitiche, anche in Italia, voglio dire, Sardegna, insomma. Altri tipi di Stonehenge, proprio di Henge, altri tipi di Henge, non saprei. Ok, Però quindi strutture comunque, megalitiche sì, nella civiltà megalitica sì. quelle c'erano in tutta Europa, giusto? Sì. Ok, allora se non ci sono altre domande, non mi sembra. C'era un'altra domanda sempre sulle figure visibili all'alto, però io non penso che sappiamo rispondere, nel senso che le costruivano in pianta pensando come sarebbe stata vista dall'alto, immagino, poi Un po' come l'Art non saprei. Attack che poi Esatto, è stato Neil il grande artista a fare le linee di Nazca. Ok, e niente, va bene. E allora non ci sono altre domande. Io ti ringrazio per aver partecipato a questa serata. Probabilmente poi in futuro ti chiederò appunto di parlare del Pantheon. O di altri Per argomenti bene. simili. Intanto, appunto, ti ringrazio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, sia su YouTube che su Facebook che su Twitch anche. Cioè, c'è una persona su Twitch anche. E vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, attivare la campanella così ricevete il promemoria dei prossimi appuntamenti e dei prossimi contenuti, a seguire anche i canali di Cronaca Silenzio, sia social sia il blog. E niente, ci vediamo alla prossima, che dovrebbe essere lunedì prossimo per l'Asteroid Day, quindi sarà uno speciale, parliamo di qualcosa riguardo gli asteroidi ancora da definire in realtà. E niente, allora. Ciao e alla prossima. Quando Ciao, grazie. questo.